Inclusione ed eccellenza sono questi i principi ai quali si ispira l'Università degli Studi di Teramo nell'affrontare il nuovo anno accademico 2022-2023. Sull'inclusione soprattutto ci sono novità importanti che riguardano l'ampliamento della No Tax Area, programmi specifici per studenti atleti con disabilità, ma ciò che rende unico oggi in Italia l'Ateneo Teramano è la creazione di percorsi paralleli per studenti speciali che hanno conseguito un certificato di frequenza in un istituto superiore e che potranno iscriversi ad alcuni corsi di laurea. Le novità sono di fatto tante ed importanti: l'iscrizione dei 43 studenti e studentesse afghani, e continua con un'inclusione che possiamo dire legata al reddito, quindi di tipo economico. Quest'anno alziamo la No Tax Area da 22.000 euro di ISEE a 24.000 euro. Voglio ringraziare il Senato Accademico, tutti gli organi di Ateneo per questo sforzo importante che va incontro alle esigenze del territorio, esigenze legate alla pandemia, legate alla guerra. Un altro elemento di inclusione è l'introduzione per la prima volta in Italia, è la prima università in Italia, di un percorso parallelo per le persone disabili per conseguire un attestato di frequenza a 4 corsi di laurea, che partiamo quindi come percorso sperimentale. Inclusione dei lavoratori, quindi abbiamo redatto un nuovo regolamento per quanto riguarda gli studenti lavoratori. Inclusione nello sport, il CUS Unite parte ufficialmente con una sezione paralimpica. Per quanto riguarda poi l'eccellenza, il Senato Accademico dell'Università degli Studi di Teramo ha deciso la creazione di percorsi privilegiati per gli studenti con una media tra il 27 e il 30. Introduciamo dei percorsi di eccellenza, quindi dei percorsi per studenti che abbiano una media di almeno 27 trentesimi per poter approfondire il loro percorso formativo e anche accelerare i tempi. Un'università, quella di Teramo, che non intende lasciare indietro nessuno, ma che allo stesso tempo è attenta alle eccellenze. Le iscrizioni sono aperte a partire dal 18 luglio prossimo.